Nel Vangelo di oggi, preso da Giovanni al capitolo 5, dal versetto 1 e seguenti, leggiamo: «Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: "Vuoi guarire?" Un uomo che da 38 anni era malato attira l'attenzione di Gesù, che gli chiede se vuole guarire. La risposta è certamente sì, ma non c'è nessuno che lo immerga nella piscina quando è il momento giusto. Nessuno lo ha aiutato. Gesù non gli fa più domande, ma comanda: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E sull'istante quell'uomo guarì e, preso il suo lettuccio, cominciò a camminare. Nel guarire il paralitico, l'obiettivo di Gesù non è quello di ridargli solamente la salute, ma quello ben più alto, di restituirgli la condizione di uomo libero. Non si tratta quindi di guarire la parte malata, ma di condurre l'uomo alla pienezza della vita. Infatti il lettuccio sul quale stava poco prima adagiato, ora se lo carica sulle spalle. La parola di Gesù rende l'uomo signore di ciò che prima lo dominava. Ci rivediamo un po' tutti nel malato paralizzato quando la vita ci restringe gli orizzonti. Ci aspettiamo qualche gesto di compassione, di aiuto, ma invano. Tutti ci passano accanto con indifferenza. Si sperimenta la solitudine. Subentra allora la rassegnazione. Gesù passa nella nostra vita e ci chiede se vogliamo essere guariti e ci guarisce dalle nostre fragilità, dai nostri peccati, immergendoci nelle acque della misericordia di Dio, le uniche a poterci dare salvezza e vita nuova. A tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore.